ragazzi, come state? Oggi è il 9 dicembre, vediamo cosa facciamo insieme? Una bellissima pallina per il vostro albero di Natale. Adesso vi mostrerò il materiale che serve per creare la nostra pallina. Per prima cosa, dei fogli colorati. Poi dobbiamo prendere un paio di forbici e una matita, della colla, uno stampo circolare, io per esempio uso quello dello scotch, del materiale per addobbare la nostra pallina e infine un filo di lana, oppure se non lo avete anche dello spago. Ma andiamo ora a vedere come si fa la nostra pallina. Per prima cosa, con una matita creiamo la nostra circonferenza sui fogli colorati. Ne dovrete disegnare ben 4. Una volta create le nostre circonferenze, prendiamo le forbici e le tagliamo. Una volta tagliate le nostre circonferenze, le pieghiamo a metà in questo modo. Ora dobbiamo metterle tutte insieme per andare a creare una vera e propria pallina tridimensionale. Prendiamo la nostra colla stick e incolliamo soltanto metà della nostra circonferenza. A questa metà piena di colla attacchiamo una sola metà della circonferenza di un altro colore. Alla circonferenza blu mettiamo della colla. E attacchiamo solo una metà della circonferenza gialla. A questo punto ci serve soltanto attaccare l'ultima circonferenza, ma attenzione, è proprio in questo momento che dobbiamo utilizzare il nostro spago. Prendiamo un pezzo di spago abbastanza lungo, lo pieghiamo in due, in questo modo, e lo posizioniamo nel centro della nostra pallina, facendone uscire un pezzo sia dal sotto sia dal sopra. In questo momento possiamo attaccare l'ultima nostra circonferenza. Riempiamo tutta la circonferenza di colla, in questo modo. E la appiccichiamo alla nostra pallina. La nostra pallina è quasi terminata. Infatti, per evitare che il nostro filo fuoriesca, dobbiamo fare un piccolo nodino alle due estremità.